ragazzi, oggi sul canale vi porto il Mavic Mini nella versione 5 More Combo con un'aggiunta di una batteria extra perché 3 non ci bastavano, preso dal nostro store di riferimento droniannapoli.it. Andiamo ad aprire la confezione che è ben curata, ben fatta, e qui troviamo tutti i suoi dettagli come il seriale, quello che c'è all'interno come paraeliche, radiocomando, caricatore multiplo, 3 batterie, la custodia per portarlo dietro, il drone ovviamente, qui in bella vista i 249 grammi, che dopo ci ritorneremo in fase di recensione. Che dire, apriamo. Siamo, detto. Mettiamo da parte e lo apriamo insieme. C'è un po' di vento oggi qui su in terrazza. Eccolo, eccolo. Siamo, Se lo giro, così si presenta, con qui il box contenente, penso, il drone, qui il box contenente i paraeli. Andiamo ad aprire, mettiamo da parte il drone, almeno la confezione, apriamo subito questa confezione e vediamo cosa c'è dentro. Nulla, andiamo ad aprire. Dopo andiamo a vedere nel dettaglio. Fatto un po' così, non è completamente dritto, non so se riesco a dare l'idea. Eccolo. Destro e sinistro. Andiamo ad aprire in maniera brusca. Ok. Spostiamo tutto qui. Così. Ok, perfetto. Tutto lo mettiamo da parte. Andiamo a vedere cosa c'è ancora dentro la confezione di vendita. Poi andiamo a vedere cosa c'è più. Qui scritto manuale di istruzioni, o comunque c'è un disegnino che riporta questo, ma adesso vi porto più vicino alla confezione, più nel dettaglio, così potete vedere meglio quello che c'è qui dentro. Ok, ci siamo, dove eravamo prima, no? Adesso non vedete a me, ma vedete quello che è all'interno, quindi vado a prendere questo, che dovrebbe essere la presa o la spina, come vogliamo chiamarla, l'alimentatore, eccolo, che è un 5 volts fino al massimo di 9, classico DJI USB. Poi all'interno ancora troviamo il caricatore multiplo, eccolo. Tanto mettiamolo da parte questo caderno. Confezione è vuota. Questo era il contenuto, i manuali, le istruzioni. Dopo gli daremo un'occhiata, la garanzia, come funziona, le operazioni da fare e quelle da non fare. Un altro manuale di istruzioni, manuale di istruzioni. Buttiamo nella scatola. Apriamo il caricatore multiplo. Vediamo cosa c'è. Una batteria. Ricordo che noi ne abbiamo prese una aggiuntiva, eccola. Un'altra batteria. Adesso spostiamo di qua, Ok. E siamo a 2 batterie. Ricordo che queste batterie sono all'ione di litio. E la terza batteria. Il caricatore multiplo. Niente. Scatola vuota. Di mezzo. Ok, cosa c'è più? C'è questo. Anzi, va, apriamo questa batteria. Non ne apro tutte e 3, tanto sono tutte uguali. Carine. Le gira. E la mettiamo qua. E ora arriva il pezzo forte, ragazzi. Sicuramente sono state fatte molte recensioni, molti unboxing di questo prodotto. Noi siamo arrivati un po' in ritardo, ma ci siamo arrivati. Eccolo qui. Mavic DJI. Mavic Mini. In versione combo. Ricordo, questo è lo store di riferimento. Ecco, lo apro, Lo vedete prima voi che io. Ovviamente io l'ho visto nei video su YouTube, come magari l'avete visto anche voi, ma io da vicino ancora non l'avevo visto in versione quantomeno combo. Questo è il caricatore multiplo. Eccolo qui,
anche questo come solito ben fatto, un tasto d'accensione, spegnimento, micro USB, una USB, forse per caricarci il radiocomando, luci LED, forse si può fare anche l'aggiornamento dopo, non lo so, ok, vediamo. La batteria si infila così, sicuramente queste sono da numerare, per avere una gestione più concreta delle batterie stesse. Mettiamo dentro, fa un click e non esce più. Perfetto, la stessa cosa faremo con quelle altre tre. Non si accende nulla, praticamente tutto scarico. Vediamo all'interno di quest'altra scatolina cosa c'è. Qua c'è scritto cavetto, o quantomeno c'è il logo del cavo, quindi presumo cavetti. Perfetto. Togliamo la scatola. Proviamo. Cacciavitino. Vediamo. Simpatico per togliere le eliche, perché ricordiamo che queste non hanno lo sgancio rapido, tocca montarle, qui c'è la vite e rismontiamo. Cacciavitino, mettiamo da parte. Non troviamo più. Un'altra cavetta USB, micro USB standard. No, sì, micro USB standard, micro USB. Lo lasciamo andare in giro, eccolo. Vediamo quanto è lungo. Sarà 40 centimetri. Perfetto. Bello spesso però, eh. Sarà anche cavo d'aria sicuramente per fare gli aggiornamenti. Poi troviamo altri cavetti che sono relativi a tutti i micro USB vicino al radiocomando. Tutti i micro USB. Non so se mi vedete a me, ma spero che vedete qui. E poi dall'altro lato, ovviamente, ogni cavetto ha il suo riferimento. Qui troviamo micro USB, micro USB, micro USB Lighting per i dispositivi Apple, micro USB Type-C per i nuovi dispositivi con l'attacco C. Sì, micro USB C. Type-C, ecco, perfetto. Poi troviamo un altro cavetto che sarà uguale a quello. Lo scopriamo insieme, vediamo un po'. Scopriamo subito. Sì. USB, micro USB, sempre sui 40 centimetri. Adesso non so se è 40 o 50. USB standard, micro USB. Aggiornamenti, ricarica, lo possiamo usare per tutto. Sicuramente uno lo useremo per caricare il drone o quantomeno la base di ricarica e uno il radiocomando. Ma oh, c'è un altro pezzo. Questo però sto attento ad aprirlo. Qui, sta attento. L'ho detto solo, ma non l'ho fatto. Perfetto. Qui ci sono i pirulini. O gli stick, se vogliamo chiamarli così, due stick di ricambio, almeno spero. Sì, due stick di ricambio perché il radiocomando permette la loro rimozione. Rimozione, scusate. Eccolo qui, butto tutto dentro. Arriviamo al radiocomando, ma dopo arriveremo anche a lui. Ok, perfetto. Questo radiocomando stile DJI Spark, ma con la differenza, ecco, che qui sopra abbiamo degli stick removibili. Tasto REC per registrare, tasto per scattare foto, rotellina per muovere la camera. Antenne classiche DJI. Hanno i tre scatti, o così, o così, o così, in base a come è posizionato il vostro drone. Dopo lo scopriremo. Qui troviamo tasto per ritorno a casa e il tasto power off, ok, che cliccato una volta vi darà tramite questi LED lo stato della batteria del radiocomando. Pigiando una volta e tenendolo pigiato si accende con questo rumore e poi vi dirà adesso lampeggiando che non è connesso, ok, al drone perché è spento. Qui troviamo il logo DJI, null'altro. Parto da questo stick che in teoria ci spiega quello che sono le funzioni di ogni comando singolo. Qui sotto troviamo l'attacco per lo smartphone o un piccolissimo tablet, sì, piccolissimo tablet, iPad mini, e gli stick che vanno qui sopra, così li avvitiamo semplicemente in senso orario. In senso antiorario li togliamo per poterlo riporre in modo corretto nella sua borsa. Ok, togliamo il radiocomando, mettiamolo qua. Veniamo a questa scatolina, adesso arriviamo anche a questo, eh. Scatolina dove c'è indicato le eliche, quindi presumo che ci sono tutte le eliche. Ok, sono
le eliche con le loro vitine, le apro. Ok, perfetto. Qui abbiamo già le eliche montate, ma troviamo una, due, tre, quattro paia di eliche di ricambio. Butto tutto nel cartone e arriviamo al pezzo grosso, a lui, sì, Mavic Mini. Grosso per modo di dire, perché ragazzi, è così. Cioè, non so se rendo l'idea, è così. È piccolissimo, cioè, è una roba mia, è un pelo più grande del caricatore multiplo, ma sicuramente sarà più piccolo del radiocomando, anzi, è quanto il radiocomando, ragazzi, è quanto il radiocomando. Il radiocomando e il drone, medesima cosa, solo che qui dentro troviamo i quattro motori e lo andiamo ad aprire togliendo le protezioni per le eliche che ci possono essere utili, dopo vedremo. Apriamo la parte anteriore come tutti i Mavic, eccolo, ecco che si fa grande la parte posteriore, ma andiamo a rimuovere anche qui le ferma eliche. L'apertura è classica di un Mavic, quindi avanti basta fare così e le eliche dietro si aprono dopo, il motore o comunque i bracci dietro si aprono dopo aperte quelle anteriori, così, quindi con un movimento così. Qui troviamo il tastino per accensione con i vari LED, copri gimbal, non mi sembra tanto solido. Qui troviamo il coperchio, andiamo a togliere una batteria e inserirla per vedere come si inserisce. Eccolo, eccolo, adesso è grande quanto questo, questo lo potete utilizzare anche una zona per farlo volare, per farlo decollare, per farlo atterrare, atterrare no magari, decollare sì. Questa si toglie così da qui dentro, ecco, perfetto, e andiamo a inserire aprendo il vano, ok, chiamiamolo vano, va così. Questi sono i pin di inserimento e questi sono i pin sul drone, così. Deve fare il tic, mi raccomando, così, il tic, chiudiamo e qui andiamo a trovare subito il vano per la micro SD, mi sembra fino a 256 giga o 128, va bene, ma io penso che un 64 giga vada più che bene. Il connettore micro USB per la carica e la connessione al computer, il LED che ci indica lo stato del drone, sotto abbiamo dei sensori per il posizionamento in VPU, quindi se, con l'assenza di GPS o comunque all'interno. Andiamo a togliere il fermo adesivo che è bruttissimo perché rilascia tutta la colla, brutto brutto brutto, quanto è brutto, lo odio. E andiamo a togliere il copri gimbal, mi raccomando, da rimuovere ad ogni accensione. Qui troviamo il gimbal, perfetto, bellissimo. Non mi piace, non mi piace, tocca, tocca, tocca qui, tocca, tocca, non so perché, ma tocca, vabbè, vedremo in volo come si comporta. Niente, per adesso è tutto, qui si accende, ovviamente adesso tutto scarico e faremo le prime cariche e dopo vedremo. Per accenderlo pigiamo una volta e teniamo pigiato come il radiocomando, ok? E ragazzi, nulla, iscrivetevi, condividete, mettete un mi piace se vi piace, un commento che sia quantomeno costruttivo e nulla, cosa dirvi? La campanellina per i prossimi video come la recensione. E in tutto questo, per voi che siete rimasti fino all'ultimo, vi posso dire che sto provando ad avere dei codici sconto per questo prodotto, quantomeno per la versione combo, o anche su altri prodotti di Drone Napoli, sempre legati a quello che è DJI. Vedremo, vi farò sapere, vi terrò aggiornati nella recensione. Come di solito ama fare Drone Napoli, ci regala sempre qualcosa. Quindi staremo a vedere. Ciao!